Buonasera a tutti, non c'è microfono? Sì, c'è microfono, bisogna parlare come un rapper mangiandoselo. Buonasera a tutti. Allora, vorrei dire alla Feltrinelli di Firenze che quest'asta di solito ce l'abbiamo a Genova, dove chiunque vada a parlare alla Feltrinelli diventa De André. Cioè ti si materializza una chitarra in grembo e devi stornellare per tutta la presentazione. Buonasera, io sono Michele, uno dei due editori di Bao, lui è Michele. Per praticità questa sera ci chiamiamo tutti Michele, tranne una persona che ora chiamerò a dire due parole. Questa sera parliamo di un libro di realtà. I libri di Michele sono di due tipi, i libri di invenzione e i libri di realtà. Questo è un libro di realtà. La realtà del interessarsi alle cause che riguardano il popolo curdo prende molte forme. C'è chi, ed è già molto importante ed è una militanza, la loro causa la racconta, e c'è chi la vive in prima persona. E quindi vorrei far dire due parole ad Annalisa, che è la mamma di Lorenzo Arsetti. Te l'ho tolto apposta. Grazie. Buonasera a tutti, sono la mamma di Lorenzo Arsetti. Orso per gli amici Tekosher, combattente per i curdi e per tutti gli altri popoli, azziri, arabi, eccetera, con i quali ha combattuto contro l'ISIS e contro tutti gli eserciti loro alleati, in primis i turchi. Lorenzo è partito il 22 settembre del 2017 ed è rimasto in Rojava, nella Siria del Nord-Est, fino al 18 marzo 2019, quando è morto, ucciso in una imboscata dall'ISIS. Aveva 33 anni. Da allora, come suoi familiari, io, Chiara e Alessandro, continuiamo a sostenere la lotta, poco conosciuta e trascurata dai media, dei popoli di quelle terre, dei curdi, per potersi autodeterminare, vivere liberi, secondo quella rivoluzione sociale, con il nome di confederalismo democratico, ideata da Öcalan. Rinchiuso da 15 anni in un carcere nel Mar di Marmara di estrema sicurezza e anche in isolamento. Da allora, da quando Lorenzo è partito, ecco, anche a noi si è aperto questo panorama che non si conosceva tanto nemmeno noi. Lorenzo si è innamorato di questo popolo, ha letto i libri di Öcalan e gli è sembrata un'utopia bellissima questa del confederalismo democratico, e ha deciso di non fare fatti ma parole e di impegnarsi fino alla fine con coerenza. Il confederalismo democratico si basa sulla parità di generi, tra uguaglianza fra uomo e donna, sull'ecologia sociale e sulla democrazia diretta. Non hanno Stato né proprietà privata. Mi diceva mamma, lì se anche c'è una fetta di pane e siamo in 30, tocca una briciola per uno. Mi piace tantissimo, è una bellissima rivoluzione. Lorenzo diceva che era la rivoluzione più bella del mondo e per questa rivoluzione ha dato la sua vita, diventando, come dicono i curdi, martire. Colui di cui va fatta memoria, come per le altre migliaia e migliaia di combattenti morti contro l'ISIS e contro il regime dittatoriale di Erdogan. Lorenzo è morto da partigiano, scegliendo con i fatti da che parte stare. È morto da internazionalista, andando oltre i confini degli stati. È morto lottando per il bene di un popolo che sentiva vicino a lui. È morto da antifascista, contro tutte le forme di fascismo. Là è morto contro le forme di fascismo che per lui erano proprio portate all'estremo, l'ISIS e il male peggiore, era il male peggiore secondo lui. E qua lottava contro il fascismo che sta tornando alla ribalta, che non se n'è mai andato e che minaccia i valori della resistenza e della Costituzione, gli alti valori per i quali tanti partigiani sono morti. Noi come famiglia di Lorenzo ringraziamo tanto Michele, che con la sua intelligenza, la sua arte, la sua sensibilità ci è stato tanto vicino alla morte di Lorenzo, regalandoci generosamente il fumetto Macelli e che continua a sostenere il popolo curdo con i fatti. A lui va un forte abbraccio. Ricordiamo Lorenzo, Orso, Tekosher, e con lui, forte e tenero, ricorderete le foto con i cagnolini, schieriamoci col popolo curdo
che ancora combatte per la sua libertà. Grazie. Grazie a te, davvero. Ma non potevo pubblicare uno comico che faceva ridere e basta? No. E poi soprattutto, come si comincia una presentazione dopo queste parole? È un po' un problema, onestamente, non è facilissimo. Infatti stasera Michele è più nervoso del solito. Per chi non lo segue in tournée normalmente, grazie prima di tutto di non seguirlo, ma è più nervoso del solito, non che di solito sia tranquillissimo. Allora, Annalisa, io non posso capire cosa provi tu. La cosa più vicina è la prima volta che lui mi ha detto, eravamo a Lucca, si cenava dopo una giornata di fiera che ti assicuro è un'esperienza invalidante. Fa lo sguardo di quello che vuole capire cosa pensi e dice vado in Siria. L'editore dovrebbe pensare fascetto tutti i libri subito, tipo gli avevamo detto di non andare, cose di questo tipo. E ci ha parlato per la prima volta di questi temi e è stato stranissimo anche solo per una persona che considero comunque un amico dover dire cose del tipo ah, le spunte blu sono apparse, qualcuno sta leggendo i messaggi, starà bene. E quando ci ha raccontato la prima volta come erano stati quei viaggi, ci si è veramente aperto un mondo che ci ha fatto capire soprattutto la superficialità con cui si racconta quella sezione del mondo tramite i media diffusi e accettati e normalmente considerati ragionevolmente autorevoli. Per questo c'è così tanto bisogno di testimonianze. Nel giugno dell'anno scorso Michele si è fatto un viaggetto in Iraq pensando e che sarà mai? È un paese pacificato, va tutto bene. Andavi a trovare una particolare componente del sfaccettato mosaico dei popoli che abitano in Iraq. Ora, è sempre la parte pippone, poi dovrò dire delle facezie per stemperare. Ci spieghi chi sono gli Yazidi e perché sono importanti in questa situazione? Sì, ciao, sì, così si sente? Ok. Beh, ciao intanto, grazie sia alla Feltrinelli che ci ospita che a chi è venuto e grazie a Annalisa per aver aperto questa iniziativa. E sì, sono un po' agitato, poi probabilmente mi sciolgo, ma guarderò quella mattonella per i prossimi 20 minuti però. E allora, l'inizio è più pone, ma perché sennò ho paura che non si capisce bene, nel senso che già a me mi sembra che ho fatto l'educazione siberiana di un sacco di lettori e lettrici coi curdi e mo' adesso dico mo' gli Yazidi, chi cazzo sono gli Yazidi, cos'è un'altra cosa che non c'entra niente, eccetera. In realtà c'entra molto, nel senso che gli Yazidi non sono curdi, nel senso che parlano curdo, stanno in quello che storicamente è considerato il territorio del Kurdistan, ma appartengono a una religione diversa, iperantica, preislamica, più o meno zoroastriana, e per questo in realtà sono stati perseguitati tanto da tanti nel corso dei secoli, e l'ultima volta nel 2014 hanno subito un massacro da parte dell'ISIS che ha visto morire migliaia di uomini e migliaia di donne e di bambine sono state violentate, rapite e vendute come schiave sessuali. Peraltro molte di loro non sono mai state ritrovate, quindi sono ancora probabilmente prigioniere da qualche parte. E gli Yazidi, stando sul territorio iracheno, formalmente avrebbero dovuto essere difesi dallo Stato iracheno e dal Kurdistan iracheno di Barzani. In realtà queste entità, quando è arrivato l'ISIS, sono scappate e quindi hanno lasciato che gli Yazidi fossero massacrati. Gli unici che li hanno aiutati a scappare aprendo un corridoio sono stati i guerriglieri del PKK, scesi dalle montagne, che hanno aperto poi un varco per fare rifugiare un sacco di persone in Siria. E lì gli Yazidi qualche mese dopo sono ritornati a Shengal, che è la regione che abitano, da cui erano scappati perché era occupata dall'ISIS. Sono tornati insieme ai curdi, armi alla mano, hanno cacciato l'ISIS e lì hanno deciso di instaurare un tipo di regime politico e di società ispirandosi ai valori appunto del confederalismo democratico, quindi della liberazione della donna, della distribuzione delle ricchezze, della convivenza tra tutti i popoli e le religioni, eccetera.
Questa cosa non va bene, diciamo, alla Turchia, che li considera sostanzialmente amici dei curdi e quindi terroristi, e quindi ormai li bombarda su base settimanale, e non va bene allo Stato iracheno, che dice voi non potete, diciamo, avere un'autonomia all'interno dello Stato iracheno, dovete consegnare le armi, cioè dobbiamo riprendere quella zona. Però gli yezidi dicono: voi siete quelli che ci hanno fatto massacrare, noi non ci faremo mai più difendere da qualcun altro, noi le armi non le consegniamo più. Quindi questo qui è sostanzialmente il quadro per capire chi sono gli yezidi. E io lì ci sono finito, perché i curdi che mi controllano come una marionetta a loro piacimento, sostanzialmente un giorno hanno detto: qua c'è una situazione che sta degenerando, che probabilmente rischia di precipitare, quindi serve una serie di persone che erano giornalisti, fumettisti nel mio caso, attivisti eccetera, vadano lì per raccontare, accendere un riflettore su quello che sta succedendo. E questo qui, diciamo, è l'introduzione a questo libro. Quando tu hai ricevuto la chiameremo eufemisticamente proposta di andare lì, non avevi molta scelta in realtà, ti era stato detto però che in qualche modo c'era una sorta di staffetta intellettuale internazionale di persone sia in vista che capaci appunto di raccontare e documentare in qualche modo, che si stava alternando proprio un po' per tenere accesi i riflettori su quella zona e impedire fisicamente che si esacerbasse la situazione di, chiamiamolo, sgombero coattivo del territorio, di disarmo della componente zida di quella zona. Però in realtà questa cosa non è che non fosse vera, ma non è durata molto. Probabilmente la vostra visita è stata tra le ultime che sono finite bene, perché poi invece sono arrivati i tedeschi. Sì, una cosa che se no sembra che quando, perché adesso che tu hai parlato di disarmo, ho pensato effettivamente io ho puntato molto sulla questione dell'autodifesa, e non è che loro sono matti o particolarmente amanti delle armi, loro oltre ai massacri già subiti si vivono una situazione in cui comunque tutto intorno a loro, a parte che hanno delle entità minacciose che gli vogliono attaccare, ma stanno anche ripopolando intorno con familiari dell'ISIS, gente che viene comunque da quell'esperienza eccetera, quindi la questione della possibilità di un nuovo massacro comunque non è così impensabile, ecco. E no, è vero, noi nel senso stiamo all'interno di un meccanismo di staffetta, dopo di noi sono andati una comitiva penso una trentina dei tedeschi, molti dei quali sono stati in realtà respinti proprio in aeroporto, e gli altri sono arrivati in realtà in albergo Erbil, e l'albergo è stato circondato per una settimana, c'erano proprio i militari armati con i mitra che non li facevano uscire, perché effettivamente io ho l'impressione, ma mi sembra un mitomane matto, non lo so se è il nostro viaggio che ha rotto un meccanismo, però il nostro viaggio ci ha avuto, credo, un'anomalia, nel senso che noi a un certo punto ci siamo trovati con degli agenti dei servizi segreti iracheni che ci hanno seguito per tutto il tempo per documentare quello che facevamo. Chi è passato prima di noi non ce l'ha avuto in questa forma, cioè probabilmente tutti erano attenzionati, ma non in questa forma. Ma non seguiti da proprio guardie del corpo che devono controllare i loro movimenti. E immediatamente dopo di noi quel meccanismo di internazionali che potevano andare lì con carovane, in gruppo, eccetera, si è interrotto, quindi magari una correlazione anche ci sta. Oltretutto, anche se tu per parte del viaggio hai percepito una sensazione di potenziale pericolo, perché non sapevi quale fosse il ruolo delle persone che vi accompagnavano, a che punto potessero decidere che vi avevano disinnescati e non eravate più importanti, quindi io me lo ricordo, scrivevi dei messaggi dove eri molto preoccupato, e come ho detto in altre presentazioni, era molto strano avere la percezione dalla mia poltrona in un posto sicuro, che intellettualmente ti avrei potuto dire: ma no, non ti preoccupare, non succederà nulla, però pensavo: lui è lì, come faccio a convincere? Infatti non ci ho manco provato. Ma c'è anche il fatto, c'è una componente ideologica, a un certo punto vi siete resi conto che se documentavate un aspetto della cosa, a chi vi seguiva importava che sentiste anche l'altra campana, cioè c'era il bisogno di creare della propaganda sul campo anche utilizzando questi stranieri probabilmente traviati da idee considerate sovversive.
Sì, perché chiaramente in realtà non tutti gli yazidi sono necessariamente d'accordo col confederalismo democratico, nel senso che non è che è un blocco umano unico, ci sono persone che sono conservatrici, che non hanno nessuna intenzione di vedere le donne andare in giro libere per di, o qualcosa del genere, quindi non è che quella roba è necessariamente tutta d'accordo, ci stanno anche una componente, cioè sono dei partiti politici, comunque lì c'è un partito nello specifico che per esempio è contrario a questa roba perché ha dei valori più tradizionali in questo senso, eccetera. E quando loro hanno capito, cioè loro all'inizio pensavano che eravamo dei zecche che non capivano niente, poi hanno pensato che eravamo gli amici del PKK, poi a un certo punto, siccome pensavo che loro, avendo capito questa storia del PKK, ci avrebbero attenzionato fino a un certo punto, e quando avevano tutte le informazioni ci avrebbero lasciato sgobbare da una milizia sciita che si era incazzata perché eravamo passati senza l'autorizzazione, eccetera, io ho piagnucolato chiamando un giornalista che conosco del TG3 dicendo: senti, fammi fare una diretta a cazzo, così questi pensano che sono un giornalista e così do un senso alla mia presenza qui, e che è una cosa che ho usato poi con loro, nel senso dicendo: vedi che noi il motivo per cui spariamo, cioè nel senso di sparire, che a un certo punto scompariamo e non ci stiamo più, perché in realtà stavamo facendo questa cosa di lavoro. E lui, quando questo dei servizi segreti iracheni si è accorto che effettivamente noi in Italia avevamo la possibilità di parlare con dei media, un giorno ci ha sostanzialmente sequestrato, e con mia somma paura in realtà, perché non capivo dove cazzo ci stava portando, in realtà ci ha portato da questo partito, che ci ha tenuto invece a spiegarci quanto fosse importante che lì fosse l'esercito iracheno a dover garantire la sicurezza, e quanto il confederalismo democratico era una banda di zecche bolscevighe, eccetera, e la grande, cioè mo adesso ti dico che è una grande gag, in realtà lì era una roba abbastanza antipatica. Chiaramente questa persona, che per me era evidentemente uno comprato cioè era un ezida evidentemente collaborazionista con il governo, si è dovuto fare 30 foto con noi abbracciato mentre ci stringeva la mano, e noi pensavamo: speriamo che queste foto non le veda mai nessuno. In realtà il giorno dopo le hanno pubblicate su tutti i giornali iracheni, dice, e ovviamente con i nostri compagni che dicevano: scusate, ma voi state a fare il doppio gioco, venite a noi e poi vi trovavamo abbracciati a questi qua. Quindi in realtà è tutto molto complicato. Io non, cioè, penso che è stato fatto un grosso lavoro diplomatico di ricucire questa cosa. Quando hai detto che gli yazidi sono zecche, mi sono reso conto di perché ti trovi bene lì, perché non è molto diverso da come si ragiona a Roma, tutto sommato. Quindi la tua mappa mentale delle divisioni... Voi andate in macchina con Michele, è bellissimo. Se vede la persona sbagliata in una via X, lontanissimo da casa sua. Strano, quello è uno dei loro, ma questa è zona nostra. Cioè tu sei in macchina col generale Patton, praticamente. Sa tutto, perché secondo me ormai anche di la geografia di Roma, cioè se uno sta da una parte ci deve un motivo. Due giorni fa eravamo a Roma e ovviamente la maggior parte delle persone erano di Roma, lui diceva: di dove esattamente? Io ormai ho somatizzato, cioè tipo se sono da solo e uno dice sono di Cinecittà, io rispondo: ma lato American Express o lato Don Bosco? E l'altro giorno una ragazza ha detto un posto e lui fa: non lo conosco. E ho visto proprio l'horror vacui negli occhi di quest'uomo. Mi viene in mente una cosa, questo lato ideologico mi fa pensare, sono giorni che disquisiamo del fatto che per i turchi è importantissimo sradicare le difformità ideologiche, religiose, culturali sul loro territorio, ma hanno una longa manus che arriva molto lontano, però in realtà, ne parlavamo prima con un amico che si occupa di sicurezza, la Turchia è più importante per l'ONU che per il resto del mondo. C'è però anche il fatto che il confederalismo democratico è una valida alternativa a qualcosa che impera in realtà in un territorio molto ampio e che travalica i confini. Per cui è una cosa molto scomoda se viene fuori che si può stare in pace e rispettarsi, e sono casini, sono grossissimi casini. Sì, in realtà il motivo per cui poi tutti gli stati là intorno sono particolarmente ostili a quella forma là è perché
in un territorio che di fatto conosce soltanto violenza, brutalità, e in cui gli unici regimi che ci stanno sono quelli super autoritari, che sembrano l'unica alternativa al jihadismo, perché a noi ci continuano a dire che serve il pugno duro, perché vedete, se non c'è un dittatore allora ci sta l'ISIS, ci stanno i regimi, eccetera. In realtà quella invece è la dimostrazione che esiste un altro modo di stare là, e che non è che quelle zone sono connaturate alla barbarie per forza, neanche dal punto di vista religioso, perché poi non è che i curdi stessi non sono anche musulmani, eccetera, ma che quell'identità si può declinare in una forma progressista, democratica, eccetera. Che è estremamente problematico, perché questo è il punto in cui l'ideologia tocca gli interessi economici, e quello è il punto al quale viene tracciata una linea e silenziato chiunque. Cioè, tu lo sai, ma faccio finta di no per vantaggio loro, mi è venuto un parallelo un po' estremo. C'è un fumetto che pubblichiamo noi, un fumetto americano, è molto più disimpegnato delle cose di cui parliamo questa sera, si chiama Saga. È un fumetto fantascientifico in cui, in un futuro molto remoto, due mondi sono in guerra da così tanti secoli che hanno subappaltato la guerra a altri pianeti, ciascuno assoldando tot pianeti perché si facciano la guerra tra di loro. I mondi originali ormai sono distantissimi e distaccati, e una soldatessa di uno dei due mondi fa una figlia con un prigioniero dell'altro mondo. E all'inizio della storia ci domandiamo perché questo atto, che poi prosegue in una fuga, nel darsi alla macchia nel cosmo, porta sì che tutto l'universo li cerchi per farli sparire. E nelle prime parti della storia ti domandi qual è il segreto che non sappiamo, quale storia fantascientifica del tipo la bambina è l'eletta di qualche cultura. No, dopo un po' ti rendi conto, senza nessuna rivelazione, che è la prova che quelle due culture possono interagire. E quella prova è un problema per tutto l'apparato che lucra sul perdurare del conflitto. Questa cosa rende molto più vicino questa situazione, questo fumetto, beh, Brian è una persona intelligente, tra l'altro, di quello che avessi mai pensato prima, ed è alla fine la motivazione ultima per cui le persone che dicono non possiamo vivere in pace muoiono più rapidamente delle persone che hanno abbracciato una forma mentis di sopravvivenza al conflitto o di prosecuzione del conflitto. E una cosa vorrei dire, perché io quando ho conosciuto la causa curda sono stato estremamente scettico. Tutte le volte che mi parlano di qualcosa di molto lontano, io lo guardo sempre con gli occhi un po' cioè penso sempre che noi ne parliamo col filtro dell'esotico o dell'ideologia e che questa roba non esiste. Questa cosa che raccontiamo della convivenza, del confederalismo democratico, non è una dichiarazione di intenti, che uno può dire questi lottano per quello, poi però chissà se questa cosa funziona, cioè se loro vincono, se riescono a farlo. Questa roba c'è già. C'è già nei posti del Rojava e nelle città, nei villaggi, in cui, cioè, questa cosa già esiste. Chiaramente esiste con tutte le contraddizioni di un posto che sta in guerra, che quindi di ricchezza da distribuire ce n'è poca, però nel senso è una cosa che esiste in concreto. Camminare nelle strade del Rojava significa vedere come funziona quella società, non è una, cioè, perché questa cosa qua è importante, che le prove ci sono, non è una cosa che chissà come andrà. Questo è il motivo per cui è un'utopia minacciosa, perché se fosse una filosofia che qualcuno vuole applicare, li si metterebbe forse anche alla prova per vedere se effettivamente, vediamo come funziona qua questa cosa. Ed è incredibile come ti chiedono spesso se tu veda questo come un modello che si può esportare. E uno verrebbe da dire, da occidentale che vive in un paese in pace e democratico alla fine, anche per quello siamo nei guai. Ma perché devi guardare un posto che sta molto peggio di noi per domandare se si può portare qualcosa di positivo da noi? E questa è la cosa che rende gravissimo, ma in un senso per noi positivo, quel modello. Sta succedendo, e quando non li vanno a sterminare, quel sistema funziona, anche nelle contraddizioni e nel dissenso, che come dici c'è, perché in ogni singolo territorio c'è chi dice no, da millenni le cose sono così, chiaro che non voglio la guerra, ma non voglio che le cose cambino, che è una tendenza naturale dell'essere umano e quindi deve essere non debellata ma gestita con il ragionamento e con il dibattito, e l'unico modo è istituire una forma di democrazia in qualche maniera. Questo è ciò che rende, è difficilissimo in quelle terre seguire i soldi, perché non sono transazioni, sono aree di influenza socio-economica, sociopolitica,
interessi estremamente sottili e che si dipanano su un arco temporale lunghissimo, salvo poi diventare qualcosa di immanente quando cominciano a pioverti in testa i proiettili dei droni turchi. Per cui è una cosa che tra l'altro è successa poco tempo dopo il tuo viaggio. Sì, in realtà già prima e durante c'erano stati dei bombardamenti di droni, ma subito dopo che siamo andati via questa cosa si è super intensificata e quest'estate ha subito un'ulteriore impennata, per cui in realtà, se vi leggete questo libro, metà delle persone che abbiamo incontrato, delle personalità che formano l'autogoverno di Schengal, quelli che sono i vari responsabili delle commissioni, eccetera, in realtà mentre andavano in ufficio sono stati centrati da, appunto, da droni turchi che hanno praticamente decimato quella realtà là e che probabilmente fa parte di tutta delle operazioni di indebolimento di quelle strutture propedeutiche poi a un'operazione su vasta scala che si spera si scongiuri il più possibile. Oltretutto, il menzionare i droni è importante perché ragionavamo l'altro giorno che la Turchia non ha ufficialmente una presenza militare di terra in suolo iracheno, non c'è un motivo, non c'è una missione internazionale di qualche tipo. In realtà credo che sulle montagne ci abbia forse alla base delle montagne forse c'è delle basi. Ma non è nuova lo sconfinamento come è successo verso la Siria da nord, proprio per cercare soprattutto di spezzare il corridoio tra le tre province. E poi siccome per motivi bancari di fatto tiene in mano buona parte dell'Iraq, l'Iraq non protesta mai contro il fatto che ci sia uno Stato che gli sconfina e gli bombarda sul suo territorio. E macropoliticamente questa situazione è proprio legata al fatto che c'è sempre sopra qualcuno che non si può permettere di lamentarsi con qualcuno che ne subordina la situazione. Ragionavamo sul fatto... Voi potete essere le persone più scettiche del mondo e dire, vabbè, voi dite che non sono terroristi. Ci sta questo ragionamento. Però, per esempio, gli americani hanno considerato i curdi degli importanti alleati, degli affidabili alleati, nel momento in cui c'era da respingere l'ondata dell'ISIS quando era egemone nel territorio siriano, per esempio. Sì, ma in realtà le YPG e le YPG hanno fatto il giro anche dei parlamenti europei tra gli applausi scroscianti quando facevano le cose contro l'ISIS, adesso che invece la Turchia ha detto noi facciamo entrare Svezia e Finlandia nella NATO a patto che voi smettete qualsiasi rapporto di sostegno verso tutti loro, tutti noi abbiamo pensato, sai che c'è, ormai gli attentati in Europa non ci sono più, sti cazzi, quindi facciamo così. A parte che sono il primo sintomo che ricomincia se questa situazione si esacerba. Esatto. Ed è anche una cosa non detta, ma a parte che dovreste farvi un'idea di uno Stato che ragiona con una velata minaccia di questo tipo, se io smetto di interessarmi a ciò che c'è alle mie spalle verso di voi, non posso garantire che nessuno venga a mettere bombe nei vostri mercati. Non dovrebbe essere un argomento di discussione nei rapporti internazionali tra nazioni che si vogliano dire civili. Quindi diciamo che c'è un'autoscrematura tra chi è intenzionato a far finire i conflitti e chi ne trae un enorme profitto in qualche modo. Ora mi rendo conto che abbiamo cominciato su delle note grevi. Adesso fate le domande scemo. Ecco, allora Leonardo Sciascia, un grande scrittore siciliano, una volta ha scritto un libro che in qualche modo era sulla falsa riga del Candide di Voltaire, infatti si chiama Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia, e lo comincia dicendo: ho cercato di essere leggero, di essere lieve, ma greve il nostro tempo, assai greve. Il libro è molto godibile e fa bene al cuore, però non fa sconti, perché la realtà non solo non fa sconti, se ti può fregare e prendersi la stecca su quello che le devi, lo fa. Ci ho detto, questa sera è la prima volta che ci rivediamo da un po' di tempo e che in larga parte riusciamo a vedere l'interezza delle nostre facce. La misantropia in noi... Sto ancora guardando quella mattonella, però. Stai ancora? Guardando quella mattonella. Sì, però sei contento che ci siano le persone, perché... La ragione per cui ci stiamo facendo queste... Non ho fatto nessuna smorfia, hanno riso loro. Giuro che io non ho proprio mosso un sopracciglio. L'altra sera alle 2:30 del mattino mi stava riaccompagnando a Termini dopo la presentazione di Roma e mi ha detto, strano parlare di te come se non ci fossi, io avevo fatto la metafora dicendo che a Milano una ragazza aveva fatto tipo la prima domanda dicendo come posso fattivamente aiutare i curdi, ed era una domanda perfetta per dire delle cose al pubblico, al punto che ho detto sembrava il compare di quello che nei western vende l'elisir miracoloso e finge di guarire nella pubblica piazza per far vendere le bottiglie di quella pozione.
E lui mi ha detto, quando hai detto quella cosa là, mi sono reso conto che sono le 2:30 del mattino, stiamo parlando di curdi da ore, sembriamo due commessi viaggiatori che tornano tristi al motel dopo aver passato la giornata a cercare di vendere qualcosa a gente che non ha capito bene se lo vuole o meno. Io gli ho detto, non lo dirò troppo in pubblico, però lo sto facendo, questo tour tra noi si chiamerà Morte di due commessi viaggiatori. Comunque potete chiedere qualsiasi cosa, pure le cazzate, se no sembra che dobbiamo costringervi a fare l'interrogazione. Esatto. Ora è il momento in cui potete fare delle domande. Queste domande non devono essere per forza su questi temi, però mettetevi la mano sulla coscienza. Se la prima domanda è una cazzata, siete delle brutte persone. Quindi quello che ha la cazzata frigga qualche minuto e la chieda dopo un po', per favore. Però effettivamente è molto bello potersi riparlare e poterlo fare a tutto tondo. Una cosa che di solito dico in chiusura, ma non è per chiamare l'applauso davvero, è che comunque il problema di queste cose è che combatti ogni volta che ne parli. E non è che ti schieri, ma sei parte della soluzione del problema, ogni volta che ascolti e poi lo racconti a qualcuno. Perché lo sapete che di questo tema specifico vi ha parlato 0 persone dallo schermo del televisore. E potete farvi l'opinione che volete, potete pure dissentire con le tesi qui espresse che appartengono solo all'autore e anche al suo editore. Ma almeno ora lo sapete. E almeno quando qualcuno vi dice una cosa che sembra precotta per convincervi che va tutto bene, vi ricordo, questa è l'ultima facezia, poi sta a voi con le domande. Vi ricordate Matrix, dove a un certo punto c'è il dilemma e se prendi la pillola rossa saprai la verità e saprai che sei vestito di flanella tarmata e che il mondo fa schifo. Con la pillola blu penserai che il Festival di Sanremo è una figata, ma non saprai la verità. Ora, c'è un solo farmaco che si assume contemporaneamente con una pillola rossa e una pillola blu ed è il No Gas Giuliani. Questo vuol dire che con la pillola rossa saprai la verità, con quella blu dimenticherai tutto e se le prendi insieme non scorreggerai più. Questa è l'unica certezza che ho nella realtà del risveglio delle coscienze. Però è importante che le sappiate queste cose e se lo facessimo solo per vendere i libri faremmo ridere tendenzialmente, quindi non è quello lo scopo. Anzi, lui che ogni anno dice ma quanti ne stampi, ma potete farne pure meno, se li vuoi l'anticipo, perché finché per mesi non lo nutro di dati che tutto va bene. Però quest'anno abbiamo più paura del solito, perché si torna perché se ne è parlato, perché si aspettava il libro suo nuovo e tutto, ma se poi la gente dice però è veramente rotto, potremmo anche capire la reazione. Solo che questa volta è veramente importante che non vi rompiate troppo le scatole. E poi c'è una cosa, lui non sa mentire, ma poi è incapace, omette semmai, guarda la mattonella. Il 90% di quello che c'è in quel libro è fattuale, anche dei punti che sono stranamente lirici. Vi do, per chi non l'ha letto, 2 accenni che non sono spoiler. Un discorso sui biglietti da visita e qualcuno che spara con fortunatamente scarsa conoscenza della propria anatomia. Quelle due cose sembrano momenti di uno che è bravo a raccontare e che ti vuole far venire lo strizzone per gente che non conosci. E invece sono cose che sono successe davvero perché me le raccontavi con i messaggi quando eri via. E alla gente che non conoscete voi non dovete nulla, ma se sapete che sono esistiti li tenete in vita e non tenete in vita solo quelli che sono ancora vivi. Per questo è così importante parlarne. Detto questo, vi sfido a dire delle cazzate. No dai, non volevo l'applauso, volevo le cazzate. Fate domande, qualcuno vi porterà un microfono, vero? Lì c'è una zampa alzata. Ecco, Cinzia porta il microfono. In fondo. Volevo vedere te, Cinzia, fare la valletta stasera. No, abbiamo una ragazza giovane e bella. È ostrilitantissimo. Aspetta, arriviamo con... No, così no, ti sentono tutti. No, mi sa che ti tocca il microfono. Non vorremmo essere proprio noi quelli che dicono voce... Ma ti puntano pure un faro addosso. Allora no, metto insieme 2 cose. Una è, rispetto a Kobane Holding, ed è quello che sottolinei in tutto il fumetto, c'è questa cappa di pesantezza molto più forte, no? Perché c'è stato un genocidio. Mi è parso che ci sono delle rese dei conti da finire, in un certo senso. Cioè che... Non è nemmeno possiamo dire che si è chiusa una storia, non si è nemmeno chiuso il paragrafo di questa storia. E voglio mettere insieme questa cosa a quel brevissimo ritratto della pseudospia,
quando guarda le montagne, e, cioè, ora non voglio fare spoiler, però dice una cosa molto, molto significativa sulla sua presenza lì. E quindi io mi chiedo, intanto, se questo è un problema che si sa, cioè che il confederalismo democratico che sta nascendo sa, cioè, e se si sta chiedendo come questa resa dei conti non può non essere sanguinosa, perché cioè, l'unico paragone che ho potuto pensare io è alla fine della guerra civile italiana, nel 45-47, però non mi viene da dire che la giustizia processuale sia lì uno strumento. Però tu nel tuo caso chi pensi che dovrebbe, cioè nel tuo scenario, nell'ipotesi, chi la amministrerebbe sta giustizia? Nel senso, cioè, qual è la parte che vince secondo te e che amministrerebbe la giustizia? Beh, no, nel mondo ideale è l'autonomia dei popoli, quindi è il confederalismo scelto dai gli azziti, come si dicono? Ezziti. In realtà in Europa si usa spesso yazidi come cosa, però loro non amano, perché la radice yazid significa, cioè, suona come diavolo sostanzialmente, e siccome sono accusati di essere satanisti, e cioè quello è il motivo per cui li hanno massacrati tante volte, loro preferiscono. Pessimo marketing. Sì. Non lo so, nel senso che al momento io sono una persona estremamente crepuscolare, ma io pure quando ho finito Kobane Calling ero convinto che tempo che il libro fosse uscito non ci sarebbe più stato il Rojava e che quell'esperienza sarebbe stata spazzata via. E invece 8 anni dopo loro stanno ancora là con mille difficoltà, ma comunque resistendo a una roba che è anche molto più forte militarmente di quella contro cui resistevano prima, quindi evidentemente delle risorse che io non prevedevo ce le hanno. E allo stesso tempo io, quando sono venuto via da là, mi sono chiesto chissà se quando uscirà il libro Shengal si chiamerà ancora Shengal o sarà tornato a chiamarsi Sinjar, che è il nome arabo iracheno di quella regione. Quindi io, se t'avessi dovuto dire una cosa, pensavo che la resa dei conti non sarebbe andata, diciamo, a favore nostro, anche perché di fronte ormai c'hai il secondo esercito della NATO, c'hai dei droni su cui, a meno che non fai un gigantesco balzo tecnologico, che non mi pare che ci siano, è molto difficile difendersi da quel tipo di cosa. L'unica chiave che c'hai di difesa, c'hai la determinazione estrema delle persone che stanno lì o delle persone che vanno lì, come nel caso di Lorenzo Orsetti, e la possibilità che questa roba entri nelle coscienze degli altri popoli del mondo e ci siano delle forme, anche soltanto depressioni, per impedire che queste cose succedano. Poi su che tipo di resa dei conti che ci stanno, francamente non riesco a immaginarmi come può andare, anche perché tra l'altro il confederalismo democratico non è un posto, cioè non è un'idea che prevede la secessione o che prevede di eliminare gli oppositori politici o che prevede di farsi uno Stato-nazione a parte. In realtà loro vogliono vivere in autonomia nelle zone in cui stanno, ma anche con idea appunto di confederalismo, quindi senza minare l'integrità necessariamente degli stati sovrani in cui stanno, eccetera. Quindi direi che se vincessero loro la resa dei conti sarebbe tutt'altro che sanguinosa. Basta vedere il fatto che di fatto questi si trovano a dover gestire migliaia, decine di migliaia di prigionieri di ISIS e stanno chiedendo a tutto il mondo, cioè venitevi a ripiare, decidete che dobbiamo fare con questi, perché ci stanno prigionieri ISIS di altre nazionalità che loro non sanno come amministrare. E il resto del mondo si lava completamente le mani di questa cosa, e probabilmente a parti inverse quelli sarebbero passati tutti per le armi, eh? Quindi diciamo che mi preoccupa molto di più la resa dei conti nel caso in cui vincono gli altri, ecco. Okay, ricordiamoci che i 3 distretti del Rojava si chiamano cantoni, cioè la loro idea è essere la confederazione elvetica. Quanto possono essere cattivi, tutto sommato. Bellissima domanda comunque, ora potete chiedere le cazzate. Potete, non dovete. Là c'è una mano o un saluto romano? In entrambi i casi ti stiamo guardando.
Ciao, io avrei due domande, forse tutte e due paracole. La prima è: cosa possiamo fare per aiutare la causa? Vi ho preparati bene. E l'altra invece, andando più, se vuoi, diretto ma anche trasversale. Tu sei un autore e io ti faccio una domanda da autore e da comunicatore. Come si fa a parlare della guerra, noi, poveri mortali, senza spaventare le persone con cui si ha il bisogno di parlare, no? Perché poi la politica è quello, è parlare con la gente. Allora, alla prima domanda ti rispondo che ci stanno un sacco di modi. Io non so tu nello specifico di dove sei, però ci sono modi che sono banalmente tanto economici, nel senso che comunque là progetti da finanziare ci sono sempre, ci sono due strutture che sono la Mezzaluna Rossa del Kurdistan di Livorno e l'Ufficio Informazione del Kurdistan in Italia, che comunque molti dei proventi di Kobane Calling e di questo libro vanno direttamente a loro. Io non c'ho bisogno di sapere il dettaglio, nel senso che loro sanno benissimo quando c'è bisogno di una clinica, di un ecografo, di un'ambulanza, di quello che è, e fanno quello là. Poi ci sono dei modi che sono, io non so di dove sei te nello specifico, ma in praticamente tutte le regioni ci sono delle assemblee, dei comitati, delle reti, a Roma c'è Rete Kurdistan, insomma, che si occupano di solidarietà con quel territorio, che lo fanno attraverso varie attività, che possono essere dibattiti, cene, di autofinanziamento, presidi informativi, a volte organizzazioni di viaggi e di staffette per progetti specifici lì, quindi c'è tutto il sostegno di quella cosa. Poi evidentemente ci sono anche altri modi, di cui però, insomma, ognuno poi fa le scelte sue e non è... poi ci si bevono, insomma, però insomma... questi, ci sono veramente tanti modi diversi di aiutare quella situazione. E rispetto a come si fa a parlare di guerra senza spaventare le persone, ti direi che io in realtà, anche se questi discorsi sono molto gravi, i libri miei io non li faccio per parlare di guerra, nel senso che se io volessi parlare di guerra andrei a parlare dell'Ucraina, della Russia o delle 100.000 guerre che ci stanno in giro per il mondo. Il motivo per cui io sto in fissa col parlare di Kurdistan è che a me mi interessa parlare di quella società che loro stanno costruendo, cioè a me la cosa che mi interessa davvero non è l'aspetto bellico di questa vicenda, ma il fatto che ci sta un posto nel mondo in cui stanno provando a mettere in pratica un sistema di vita radicalmente diverso, egualitario, paritario, eccetera. Quella cosa lì secondo me è interessante per noi, tanto che secondo me è interessante capire come si declina da noi, che non abbiamo l'ISIS, i droni, eccetera. Quindi la guerra è quasi, te direi, lo sfondo di questa vicenda. Però questo... Mentre cerchiamo la prossima mano, io sono felice perché, come in un film di John Woo quando passano i piccioni, tutte le volte che c'è un bulldog francese nella stanza succede qualcosa di bello. Si sta annoiando a morte, però è il cagnolino più disciplinato e attento a un dibattito che abbia mai visto in vita mia. Volevo guadagnarmi il diritto di accarezzarlo dopo. C'è una mano lì. C'ho il microfono. No, ok, scusa. Ciao. Ciao. Tu sei quella vecchia che sembra giovane. Sì, esatto, okay. Sono io. Allora, no, forse mi riallaccio. No, non era un insulto, è che io gli ho dato 15 anni meno di quelli che sembra. Una cosa vecchia. No, la mia domanda era, il tuo processo creativo, nel senso, quando arrivi in questi posti, come ti arrivi lì e inizi a vedere tante storie, come fai a decidere quale storia raccontare, perché raccontarla, perché raccontare proprio loro? Allora, io faccio un lavoro il più possibile. Allora, io quando sto là prendo appunti di tutto, nel senso che mi appunto tutti i posti in cui andiamo, tutte le cose che chiunque incontriamo, gli disegno la faccia, trascrivo le parole, scrivo tutte le emozioni che ho provato durante quella cosa lì, perché chiaramente... se magari ci lavoro mesi dopo, magari non mi ricordo più, invece è importante ricordarmi come mi sono sentito quando quello mi stava dicendo quella cosa, eccetera. Poi quando faccio un lavoro lo faccio essenzialmente cronologico, quindi provo a riprendere, a veramente a riportare tutto.
faccio delle forzature a volte, nel senso che chiaramente se ci sono due personaggi che hanno lo stesso ruolo, per intenderci, magari ho incontrato 10 combattenti e di cui 8 hanno detto la stessa cosa, eccetera, magari alcune cose le accorpo e le faccio dire a un unico personaggio, però sempre in maniera che sia rispettoso anche delle identità delle persone, eccetera. E poi l'altro ragionamento che faccio è che cerco di prediligere quello che fa problematizzare la questione, nel senso che io se ho 9 persone che dicono che è bello il confederalismo democratico e una che dice che è brutto, io quell'uno non lo posso rimuovere da quell'equazione, perché sennò vado a fare una roba brutta di propaganda, eccetera. Mi interessa, e tra l'altro vado a fare una cosa che diventa attaccabile, perché diventa che quando lo prendo in mano sto libro, qualcuno che sa che ci sono dei dissidenti in quella cosa ti dicono: no, però guarda che tu dici che sono tutti contenti, io so che ci sono delle persone che invece la pensano diversamente. Quindi per me è importante mettere quel punto di vista. Magari ci metto accanto una riflessione mia, nel senso che se io penso che ho fatto una scelta e che sostengo una parte piuttosto che l'altra, io quel punto di vista non è che lo butto così a caso, provo a dire quali sono secondo me i motivi per cui comunque hanno ragione quegli altri, fermo restando che è un'opinione che io do da Roma, da Re Bibbia, da persona super privilegiata col lavoro che fa, eccetera, e quindi io posso aver scelto una parte, ma chiaramente non è che posso insegnare a un'ezida come cazzo deve vivere al territorio suo, quindi posso dire il mio punto di vista con un passo indietro. Poi narrativamente devi fare dei salti, perché per esempio in Cobane Calling hai dovuto fare un'ellissi temporale e non sapevi come fare, perché c'era una certa consecuzione degli eventi reali e ci abbiamo dovuto ragionare un sacco di tempo per capire come non tradire la veridicità. Mentre nel caso di Chengal c'è il racconto della donna che non ti voleva parlare, che viene parcellizzato attraverso la storia per creare un filo di tensione che monta. Devo dire che sono le pagine che a me fanno accaponare la pelle, anche perché io le ho lette in un modo in cui voi non le leggerete mai, cioè me le ha mandate tutte in un colpo alla fine. E quindi quella parte lì che era fatta per essere diluita narrativamente, io l'ho letta in una botta sola, è molto forte e dura, però questo è il modo per rendere interessante narrativamente qualcosa che magari nel mero ordine cronologico è un po' anticlimatico, perché non puoi chiedere alla vita di insegnarti cose importanti e anche di essere emozionante in diretta. Quindi il lavoro del narratore è non mentire, ma trovare il modo di offrirlo al lettore in una maniera che mantenga la voglia di leggere fino alla fine. Perché io dico sempre, quando arriva un autore nuovo, non è il suo caso, che è uno scafatissimo narratore, è quello che devi evitare, che il peccato mortale non è che qualcuno non compri il tuo libro, perché non a tutti piacerai, è che qualcuno lo molli dicendo: il mio tempo vale di più se non finisco di leggere questa cosa che se vado fino in fondo. E soprattutto quando racconti una cosa a cui tieni, questo è un pericolo da evitare a tutti i costi, e quindi devi avere degli artifici senza mentire. Ciao Michele, ciao. Buonasera. Allora, piccola premessa, non ho ancora letto il libro, che l'ho comprato oggi, quindi sicuramente avrei risposto le prime 3 pagine, appunto, chiedo uguale. Io sono l'uomo delle mani avanti, quindi è probabile di sì. Ok, perfetto. Ti volevo chiedere, gli yezidi, tra quando hanno incominciato ad aderire al movimento, stesso movimento comunque diciamo sociale del Rojava, e tra quando probabilmente mi sembra aver capito dopo che è caduto Saddam Hussein con gli americani, in quel lasso di tempo di circa 10 anni penso, cosa facevano, dove erano, come erano messi? Allora, in teoria quando il... quando c'è stato diciamo la formazione del nuovo Iraq, c'è stato per esempio un referendum, cioè per esempio il Kurdistan iracheno ha avuto in regalo una sua autonomia, la regione autonoma del Kurdistan iracheno presieduta a Barzani, eccetera. In teoria ci stanno alcune città che avevano diritto a un referendum, tipo Mosul per esempio, e anche Chengal, per decidere se rimanere sotto l'autorità dello Stato iracheno, se passare sotto invece l'autorità del Kurdistan iracheno, perché erano contese tra queste due, oppure avere uno status autonomo.
E per Schengel questo referendum non si è mai fatto, cioè non è mai stata applicata questa parte della Costituzione, quindi gli yazidi sono rimasti là in una regione sostanzialmente abbastanza deserta, nel senso senza grossi interessi sopra, ma senza neanche, cioè veramente a margine di tutto, non considerati, nel senso che la regione yazida non è neanche tra quelle riconosciute ufficialmente dallo Stato iracheno, quindi non gli viene manco dato quelle tutele a cui hanno diritto le altre minoranze, eccetera, e discriminati comunque, nel senso che comunque, ovviamente senza arrivare all'eccesso del massacro, però comunque visti con sospetto come gli eretici, come i cosi, eccetera, quindi sono stati, diciamo, in una regione molto povera a fare quello, insomma. Abbiamo tempo per le ultime due domande. Io ho due domande, però... Ma tu vali uno comunque. Di cui una è una cazzata. Vai. Allora, la prima volevo chiedere, a parte te e Di Marcucci, le cose si trovano ai banchetti di Rete Kurdistan, agli eventi, se hai qualcosa da consigliare, sempre di reportage, di libri, di cose... Su questo, soprattutto su Rojava, ma anche sull'Iraq. E la seconda, un po' una provocazione, qual è la top 3 dei centri sociali di Roma? Questo è il modo per farmi gambizzare, però. No, allora, sulla prima ti dico, vabbè, ci sono tante cose, ma a parte c'è anche la raccolta degli scritti di Lorenzo Orsetti, che penso che sia una delle cose più strappacuore che vi può capitare di leggere sul tema, ma ci stanno, nello specifico sugli yazidi, tra un mesetto circa dovrebbe uscire un libro di due persone che erano in viaggio con me, Chiara Cruciati del Manifesto e Rojbin, che faceva anche la interprete, eccetera, che sono ritornate lì a Schengel, ci sono rimaste per 3 mesi, se non sbaglio, e hanno scritto un libro che è molto più approfondito anche sulla cultura, su un sacco di aspetti, anche proprio di funzionamento della vita quotidiana, eccetera, per cui quando esce ve lo consiglio un sacco, penso che faremo pure un po' di presentazioni insieme, perché secondo me è complementare al libro mio. E poi invece, rispetto, no, non c'ho una top 3 dei centri sociali di Roma, ti posso dire... Di quelli dove si mangia meglio. Ma ormai si mangia, almeno questo è... Non si mangia più. Negli ultimi anni c'è stato un crollo delle cucine dei centri sociali drammatico, veramente. Che non è andato neanche di pari passo con la diffusione del veganesimo, in realtà, perché anche col veganesimo si è riuscito ancora anche a mangiare molto bene. Beh, ti cavo d'impaccio. Il primo dove sei stato? Il centro sociale, il primo centro sociale dove sono stato, credo che è la Torre di Re Bibbia. Quello dove hai visto più concerti. Visto come sono paraculo. Il Forte Prenestino, probabilmente. Quello con la scena artistica più fervente dal punto di vista delle arti visive. Ma che cazzo so, il Forte Prenestino anche quello. No. Ne hai avuti 3, ci siamo salvati la vita. Chi vuole l'onere dell'ultima domanda? C'è una mano alzatissima in fondo, forse è un saluto romano. No, ok, vabbè, 2, dai, ok, non me la voglio giocare, vai. Ciao. Ciao. Allora, chi ti conosce... Ma tu sei venuto da Lucca? Sì. Ok. Vabbè, tanto ci vediamo tra 20 giorni. Sì, sì, infatti. Fingeremo di non conoscerti. Allora, chi ti conosce sa che praticamente dalla tua stanzetta non ci usciresti mai e sei ben radicato a Re Bibbia. Quindi io vorrei sapere qual è il processo mentale interiore che ti porta ogni volta a intraprendere un viaggio come quello che hai fatto e fare quella dichiarazione a Michela, a Lucca, vado in Iraq. Quindi prima sicuramente c'è una lotta interiore e l'armadillo ti dirà un sacco di volte ma che cazzo stai a fare? No, mi costringono i curdi, io non ho, nel senso, addirittura hanno fatto questa volta, si sono fatti dare la mia agenda prima, con tutti gli impegni che avevo, per poter dire in questo periodo non c'è niente, quindi non ci puoi dire che c'hai un altro impegno. E no, il meccanismo che mi porta a obbedire a questo ordine dei curdi è che banalmente quando una cosa ti sta a cuore e l'hai raccontata, cioè fatto un libro, eccetera, non è possibile poi
richiudere la finestra, come a dire, sai che c'è, questa è la... ho chiuso quel capitolo, adesso passo ad altro, soprattutto se sai che quel capitolo nella vita vera è tutt'altro che chiuso, anzi le persone stanno pure peggio di come stavano prima, eccetera. Cioè, non mi sembra veramente una roba indegna. Il motivo per cui io poi... un sacco di gente mi dice: ah, ma perché non racconti quest'altra cosa in quest'altra parte del mondo, eccetera, per dire, a me sta roba dei curdi sono 10 anni che me la porto sul groppone, eccetera, tu pensa se mo adesso devo fare la stessa cosa con un'altra, cioè nel senso non è possibile. E era solo questo? Sì. Sì, sì, che no, essenzialmente detto che per noi... Sì, praticamente cosa ti spinge a fare ogni volta questa avventura? E la morale è che per non diventare gramellini tocca uscire di casa. Il braccio in fondo è l'ultima domanda. Fate avere un microfono a quell'uomo. Adesso esco, c'è Gramellini, mi prende a pizze. Gramellini me la gioco. Beh sì, una VIP ormai. Da gioco mi sa che era forte. No, ciao. Ti volevo chiedere solo se tratterai di questi argomenti dei curdi in qualche serie tipo Netflix, così da comunicarlo a più persone, a un pubblico più mainstream. Allora, come tu hai forse notato, o forse no, perché potresti non aver colto la notizia, ma a un certo punto hanno notato che sulla porta di casa mia, dentro la serie, si vedeva l'adesivo della bandierina delle YPG. E questa cosa ha creato il panico in Turchia, il panico in Netflix Turchia, amici terroristi, eccetera, con Netflix diceva no, sto ci ammazzano tutta la divisione turca, non rispondere, eccetera, e tutta una serie di cose. Da che ne deduco che un'operazione di questo tipo là sarebbe perlomeno complicata. Anche perché abbiamo chiesto, ma avete paura di perdere abbonati in Turchia? Hanno detto no, cioè siamo una multinazionale americana, l'ufficio in Turchia lo guardano, lo marcano strettissimo, cioè la nostra editor era preoccupata di non essersi accorta di un dettaglio che onestamente si poteva omettere da uno sfondo, perché il tema della serie non toccava queste cose e poteva mettere in pericolo i suoi colleghi, quindi allora avevano veramente paura. Quindi forse i tempi non sono maturi, però ti dico che nella mia testa io ho un percorso in testa che con l'animazione segue un po' anche quello che ho fatto con i fumetti, cioè partire da una storia ampia che possa far avvicinare un sacco di persone, per poi gradualmente inserire temi anche più divisivi, anche più radicali, una volta che le persone sono abituate a quel linguaggio. Quindi è chiaro che idealmente a me di ragionare su una cosa del genere mi piace. Parliamo di una roba che c'ha un tempo lungo e capiamo poi quale è l'interlocutore, il supporto con cui questa cosa si può fare. Guarda, già se quando esce la prossima c'è ancora il governo che sta per formarsi, noi due finiamo al confino, per cui questo te lo garantisco. Io ho già sbullonato il cognome dai campanelli per la strada per quel momento. La cosa c'è una tappa, cioè prima i cazzi miei stretti, poi i guai di questo paese e poi i guai degli altri paesi. C'è una tabella di marcia strettissima. Ha degli specie di piani quinquennali. Veramente, comunque. Ma anche perché a un certo punto i guai del mondo diventano i cazzi tuoi stretti, questa è la cosa. Adesso Cinzia e il team vi diranno come faremo per le dediche velocissime, non potete fare richieste, se no si fa nottata. È tipo l'armadillo veloce, ve lo dico perché c'è un sacco di gente e non siamo mai riusciti a finire prima delle 4 questi giorni. E non è facendo così, se famo dopo le 4 io penso che non mi regge più la pompa fisicamente proprio. Però oltre al fatto che siamo diventati due vecchietti dei Muppets che si domandano perché si sono presentati anche questa sera, grazie, perché le cazzate sono state molto poche, avete ascoltato con attenzione, avete partecipato, e se è stato un incontro forse un po' più pesante dei precedenti è dovuto al fatto che avevamo proprio voglia e bisogno di tirare fuori certi temi. Adesso, a me il mio maestro di lavori editoriali mi ha detto fai solo libri bellissimi, io ho detto sì ma certo, io metto, no, i libri bellissimi sono una cosa scientifica, sono i libri terminati di leggere i quali senti il bisogno di parlarne, di prestarli o di regalarli. E io sono convinto che questo sia un libro bellissimo perché vi verrà l'urgenza di far sapere a qualcun altro questa storia. Finché fate questa cosa, se ci menano per la strada ne valeva la pena. Buona serata. Allora, applausi tutti per Zero Calcare. E ora gestiamo la questione.
Allora, il firmacopie funziona così. Ora Zero Calcare e Michele Foschini tornano di sopra, perché sarà di sopra. Qui diamo il tempo alle persone che magari dicono volevo solo sentirlo parlare ma non voglio partecipare, di uscire ordinatamente e a 20 alla volta, 20-30 alla volta, la nostra vigilanza vi porterà di sopra per il firmacopie, vi accompagnerà di sopra. Quindi se non siete, potete stare seduti, consumare al bar, però seguite poi la vigilanza, perché più di 20-30 alla volta non potete salire. Va bene, grazie.